ben trovati, buon sabato a tutti voi. Come sempre insieme in questo nostro percorso cammino di santità. Ci ritroviamo con Fra Ezio Varvara in studio quest'oggi. Pace bene Fra Ezio. Pace bene a te Nicola, ben ritrovati amici di Padre Pio TV. Ci ritroviamo in questa scuola e riprendiamo il nostro cammino Nicola. E lo facciamo questa volta con te presente, ogni tanto ti vediamo in collegamento, a volte presente in studio, ma abbiamo sempre questa continuità nella nostra scuola d'amore, come ami definirla tu. Quest'oggi, Fra Ezio, parleremo in modo particolare di religiosi e religiose. Lasciamo la parentesi della santità cosiddetta giovane, la santità della porta accanto, perché tra l'altro ci sono state delle notizie importanti, gli inizi di, dei cammini, di processi, per le cause di canonizzazione sono quasi all'ordine del giorno. E allora noi vogliamo riprendere anche quella che è stata l'attualità, che è l'attualità della Chiesa attraverso le attività di Castero delle Cause dei Santi, ricordando l'ultimo momento in cui Papa Francesco ha dato la possibilità, ecco, di dichiarare venerabili alcune di queste figure il 17 dicembre scorso. E parleremo di due religiose in particolare. Si tratta di Suor Teresa Veronesi e di Madre Ignazia Isacchi. Lo faremo questo attraverso appunto le testimonianze di postulatori e postulatrici che si occupano di questi cammini. Ma parleremo anche di un'altra figura un po' più vicina, forse dal punto di vista geografico, a noi. Andiamo nel Salento per parlare di Don Ugo de Blasi, quindi una figura di sacerdote davvero importante. Come possiamo definire questa nostra parentesi odierna? E come sempre, no? Ci siamo calati da poco nel tempo ordinario e adesso a noi spetta vedere in questo ordinario dove ci sono i segni dell'amore, per cui i segni straordinari dell'amore. Per cui lo facciamo partendo già guardando la clip della prima figura che tratteremo questa mattina. La prima figura di questa mattina è Suor Teresa Veronesi. Vediamo una scheda. Teresa Veronesi nacque a Bologna il 28 settembre 1870, prima di 9 figli, 4 maschi e 5 femmine, da una famiglia di media borghesia, di elevata educazione e di alti sentimenti. Era una bambina vivacissima, piena di intelligenza ed iniziativa, originale e simpatica. Imparò le preghiere e le piacevano tanto, incominciando così da piccina a gustare la dolcezza di trovarsi a contatto con Dio. Spesso, nel cuore della notte, fu trovata inginocchiata accanto al letto, in preghiera. Abitudine che conservò per tutta la vita. Pregare nelle ore notturne che meglio si prestavano al silenzio e al raccoglimento. Quando le domandavano che cosa avrebbe fatto da grande, rispondeva: «Mi farò suora e sarò maestra». I genitori di uno zio sacerdote non potevano neanche immaginare che da una natura tanto vivace potesse uscirne una suora. La mandavano spesso a Bologna dai nonni materni per distrarla da quello che pensavano fosse solo un capriccio. Teresa capiva perfettamente quello che si voleva da lei. Lasciava fare, ma si confermava sempre più nella sua idea. Nel 1882 incontrò le suore minime della Dolorata, che avevano aperto un asilo nella vicina parrocchia di Riolo. Entrò in questa congregazione 5 anni dopo, alle Budrie. In quegli anni percorse un cammino verso la perfezione. A Bentivoglio si gettò completamente vestita in un corso d'acqua rapido e profondo per salvare un bambino che stava annegando. Per tale atto le fu conferita una medaglia al valor civile. Sant'Agata Bolognese fu il luogo dove, per volontà di Dio, meglio espletò le sue doti, essendovi rimasta per 41 anni, cioè fino alla sua morte. Arrivata lei a Sant'Agata Bolognese, l'asilo originario, modesto, è arrivato ad avere alla sua morte oltre 400 alunni di asilo e di scuola elementare. Negli ultimi anni della sua vita, Gesù la purificò e la consolò con visioni mistiche. Si spense a Sant'Agata Bolognese il 16 maggio 1950. I funerali furono un trionfo. Dove la salma passava era pioggia di fiori, era pianto di mamme inginocchiate. Ora riposa nel cimitero di Sant'Agata Bolognese, in un'umile tomba in mezzo ai cari sant'agatesi per i quali tanto fece e che tanto amò in Cristo.
Dunque, questa è una sintesi della vicenda di Suor Teresa Veronesi. Siamo in attesa di collegarci con Paolo Vilotta, che è postulatore della causa di Suor Teresa. Ma nel frattempo, Fra Ezio, abbiamo introdotto una figura di religiosa che ha dato tanto nell'ambito dell'educazione. Sono tantissime le congregazioni di suore che operano in questo settore così delicato. È una vocazione proprio tipica. È il campo di una dedizione totalmente alle figure più giovani, no? Le figure che sono chiamate ad un percorso di crescita personale e anche umano, per cui ecco, la capacità di queste figure è quella di poter armonizzare la parte, potremmo dire così, umana con la parte tipicamente teologica, se vorremmo usare questo termine in maniera particolare, proprio perché la capacità dell'educatore è quello di poter tirar fuori quello che c'è dentro la persona. Quando parliamo di parte teologica, chiaro, se stiamo facendo un riferimento anche all'amore, no? L'abbiamo vissuto in questo periodo intenso, prima del tempo ordinario, il periodo natalizio, e queste figure hanno avuto questa attenzione, questa cura, quella di poter far crescere questi bambini perché potessero diventare, ecco, uomini con la U maiuscola. Per cui penso che sono figure che vanno trattate, e che poi è una dedizione, cogliamo anche l'occasione per ringraziare le molte sorelle che ancora oggi fanno questo servizio, soprattutto in terre dove questo lavoro è molto difficile. Sicuramente. Allora chiedo alla regia se siamo in collegamento con Paolo Vilotta, postulatore della causa di Suor Teresa. Abbiamo ancora qualche minuto, qualche piccolo problema di connessione questa mattina. Ecco, proprio richiamando l'atteggiamento dell'educazione, no, vorrei condividere con voi questa esperienza che mi è passata nel cuore adesso in questo momento, richiamando un'esperienza che ho vissuto anni addietro a Gerusalemme, no, dove le suore si dedicano con cura a recuperare questi bambini che sono lasciati lì per le strade, no? Abbandonati, e l'attività dell'educatore è proprio questa, di poter recuperare questi bambini per potergli donare una casa, che non è soltanto una struttura. Noi quando pensiamo di aiutare un povero, ecco, nell'ordinarietà, pensiamo che è strettamente legato alla struttura o soltanto al cibo, ma il Papa l'ha sottolineato, quanto farebbe bene quando aiutiamo un povero, in questo caso un piccolo, parlargli, stargli accanto con la parola e ascoltarlo. Questo è un lavoro abbastanza complicato che mette anche, potremmo dire così, in crisi il campo dell'educazione. Per cui vedo che abbiamo in collegamento con noi l'ospite di oggi. Sì, ecco, allora ve l'abbiamo già presentato all'inizio, lo vediamo anche in collegamento video. Si tratta di Paolo Vilotta, che è postulatore della causa di Suor Teresa Veronesi. Buongiorno e benvenuto. Sono problemi che sono assolutamente normali quando ci si collega, ma è importante comunque avere l'occasione questa mattina di poter perlomeno introdurre questa figura straordinaria. Dicevamo con Fra Ezio di una religiosa che ha operato nell'ambito dell'educazione lasciando dei segni profondissimi nella realtà in cui ha operato. Ecco, qual è il ricordo oggi di Suor Teresa? No, oggi è una grande opportunità. Causa è proprio la finalità e l'opportunità che tutti noi dobbiamo avere seguendo l'esempio di queste figure. In questo caso ho ascoltato solo la parte finale, purtroppo, infatti non ho potuto ascoltare tutto, è proprio di questa educazione, dell'educazione, ma principalmente proprio del cuore in cui si è distinta Suor Teresa e la venerabile Teresa Veronesi. E in questo contesto oggi è un modello in cui davvero la Chiesa riconosce le sue virtù e in cui l'educazione della scuola, l'educazione della famiglia può prendere uno spunto molto concreto. Lei ha vissuto poi un contesto anche molto difficile in cui l'anticlericalismo era forte e quindi combatteva nel silenzio questa educazione, entrava non solo a livello scolastico, come magari siamo abituati, no? Scolastico, analitico, ma proprio dedicandosi e portando il Vangelo dentro le famiglie. Abbiamo avuto, e voglio anche ricordare il grandissimo lavoro del mio predecessore, che è padre Tito Sartori, che lui ha portato avanti tutta la fase diocesana, dove insieme alle suore
hanno raccolto tantissimi scambi epistolari proprio con i giovani dove facevo un lavoro di, possiamo dire, di madre spirituale. È in questo che dobbiamo inquadrare proprio primariamente l'educazione. In più poi le sue opere, come quella ad esempio dell'emancipazione anche della donna, cioè la preoccupazione anche di creare dei lavori concreti per la figura anche femminile, per farla anche emergere. Questo è un aspetto di tante figure religiose di tutta la nostra Italia, di tutto il mondo intero, delle figure cattoliche in cui portiamo avanti le cause, che è bene molto ricordarle e sottolinearle proprio anche sull'importanza della donna, che davano nel nascondimento spesso e volentieri. Quindi l'opportunità della causa, permettetemi, e anche avere questa opportunità di mostrare figure meravigliose come Teresa Veronese. Ecco, ed è quello un po' anche la missione che ci proponiamo fra Ezio in questo nostro percorso. Parliamo con un postulatore, quindi con chi ha ben presente l'importanza anche di queste figure semisconosciute talvolta. Parlava appunto di personalità che operano molto spesso nell'assoluto nascondimento, un tratto che spesso sottolineiamo. Sì, è un aspetto che noi sottovalutiamo anche nella vita sociale, perché abituati a vedere soltanto, spesso queste figure che rimangono nel nascondimento ci sfuggono. Ed ecco, la Chiesa fa proprio questo, quella di presentarle come figure, proprio come modelli di vita, come esempio di vita. Ma la bellezza sta proprio in questo, no? Condivido ben volentieri con Paolo anche questo atteggiamento che Suor Teresa ha avuto, che ha portato sì che quell'amore trasformasse questa suora in una madre nei confronti di questi bambini. Sbaglio, Paolo. No, è proprio questo, è proprio come una madre con i ragazzi, i bambini e poi la continuità nell'adolescenza, nonché poi nella formazione della famiglia di ognuno di loro. Questo è stato un tratto, almeno a me, anche personalmente, a parte come ruolo di postulatore, che ne parlavo anche con l'attore della causa, le suore, che è bene proprio sottolinearlo, anche nella parte, nel nostro mondo anche molto occidentale. Io lavoro anche molto in Brasile. Ci sono aspetti sociali anche molto differenti, e noi qui invece in una società molto secolarizzata questi aspetti vengono davvero messi da parte. E poi anche l'aspetto che a me ha colpito, la dedizione nello scambio, voglio sottolinearlo, epistolare, in un mondo appunto che ora stavo impazzendo con WhatsApp, dove io il primo, no, si scrive il messaggino abbreviato. La dedizione nell'ascolto, nello scambio di una parola, quindi il pensare anche a mettere una parola corretta che arrivi come messaggio importante al cuore di quelli che erano i giovani, che affrontavano qualsiasi problema, poteva essere problema personale, come il problema di sopravvivenza, il problema politico. Era un contesto storico abbastanza, diciamo, complicato, che oggi lo vediamo, appunto, lo dobbiamo vedere con gli occhi, per quello che possiamo, di quel periodo. Però, appunto, penso che quel messaggio del sedersi di fronte a una persona, il messaggio di ascoltare, il messaggio di attendere prima di rispondere, è quello che a me ha colpito di Teresa, una vera madre spirituale. E oggi diremmo anche come un grande psicologo. Ma in questo caso abbiamo di fronte con le virtù cristiane, non parliamo di valori cristiani. Non a caso il Papa, appunto, ha autorizzato la venerabilità proprio perché, questo io lo voglio sempre sottolineare, noi parliamo di virtù cristiane e non di solamente valori. Non per sminuire i valori, ma le virtù, ecco, vissute in grado eroico, Certo. e questa è l'importanza di queste figure che guardano non solo in forma orizzontale, ma verticale. E Teresa Benedetti è un esempio concreto. E noi In più poi intanto, ecco sì. l'opportunità di valorizzare anche la Bologna, i luoghi dove lei ha operato. Certo. Quindi questo penso che voi lo sottolineate sempre, anzi. Certo, noi intanto Fra Ezio ringraziamo per questa Certo. finestra aperta, anche se limitatamente al tempo a nostra disposizione, a Suor Teresa Veronesi, ma ci riproponiamo anche con Paolo Villotta magari di tornare insieme per parlare di Suor Teresa nel proseguo della sua causa e anche di altre figure magari da lui trattate. Grazie e buon lavoro. Grazie a Buon voi, lavoro grazie Paolo. dell'ospitalità, buon proseguimento. Grazie.
Allora, Fabrizio, abbiamo aperto questa nostra puntata. Ritroveremo questi temi forse anche verso la fine, quando ci occuperemo di un'altra religiosa, Madre Ignazia Isacchi. Intanto però è il momento di fare una pausa e poi insieme per parlare di Don Ugo de Blasi. Allora, Fabrizio, come anticipato, vogliamo ora aprire la nostra parentesi dedicata a Don Ugo de Blasi. Lo facciamo come sempre con una piccola scheda introduttiva e poi con Monsignor Pierino Licuori, che è postulatore della sua causa. Vediamo la clip. Ugo de Blasi nacque a Lecce il 13 settembre del 1918. La formazione ricevuta in famiglia, in particolare dalla madre, essendo prematuramente morto il padre nel 1925, fu completata dalle suore di carità dell'Immacolata Concezione di Ivrea, che lo accolsero, sin da quando aveva 4 anni, nella scuola materna Siglia. L'aver visto in lui bontà, zelo, abnegazione, fece sicuramente nascere l'aspirazione al sacerdozio. Nell'ottobre del 1928 entrò nel seminario diocesano, trasferendosi nel 1934 nel Pontificio Seminario Regionale Pio XI di Molfetta, dove frequentò il corso liceale e quello teologico. Ordinato sacerdote domenica 20 luglio 1941 dal vescovo Monsignor Alberto Costa nella cattedrale di Lecce, fu posto a guida dell'associazione giovanile Monsignor Zola della parrocchia di San Giovanni Battista al Rosario, di cui fu viceparroco dal 43 al 50. Negli stessi anni fu aiutante in curia e dal 7 marzo del 46 vice cancelliere, insegnante di lettere e di matematica nel seminario, padre spirituale dei seminaristi, compito che svolse fino al 5 ottobre 1953. Nel 1950 il vescovo Monsignor Minerva lo nominò assistente diocesano della Gioventù Femminile di Azione Cattolica. Tra il 50 e il 59 insegnò religione nel liceo classico Palmieri di Lecce, pur essendo impegnato nella curia, e dal 1 settembre del 57 nel difficile ministero di canonico penitenziere. Dal confessionale e dalle molteplici cattedre affidategli nel primo ventennio di vita sacerdotale, fra le quali quella di teologia morale presso lo studentato religioso dei frati minori della provincia monastica di Lecce e presso la scuola superiore di servizio sociale Onarmo di Lecce, ha costantemente insegnato a conformare tutte le ore della vita al fiat di Gesù al Padre e a camminare con la Chiesa che si apprestava a vivere la grande stagione conciliare. Fu nominato delegato vescovile per l'Azione Cattolica, svolgendo tale compito dal 1 luglio del 63 al 1 gennaio del 75, mentre dal 1 gennaio del 69 diveniva vicario episcopale per l'apostolato dei laici. Fu anche cappellano della casa di pena di Lecce. Nel 72 tornò come parroco nella Basilica di San Giovanni Battista al Rosario, donandosi con lo stesso entusiasmo del primo decennio di vita sacerdotale. E pur constatando con sofferenza l'impoverimento della vita di fede in un tessuto sociale caratterizzato dall'emarginazione, incoraggiò adulti e giovani ad affrontare gli impegni assunti con il battesimo. Nel 75 fu nominato vicario episcopale e 2 anni dopo, nel 77, vicario generale. La sua esistenza si concluse improvvisamente, la mattina del 6 febbraio 1982, mentre recitava il rosario inginocchiato ai piedi dell'immagine della Vergine del Rosario nella Basilica di San Giovanni Battista. Questa è la vita di Don Ugo de Blasi e noi abbiamo in collegamento Monsignor Pierino Licuori, postulatore della sua causa, per parlarci dell'attualità di questo messaggio, un sacerdote immerso nella preghiera e poi questa data del 6 febbraio che ci ricorda un momento che andremo a vivere. Intanto il nostro saluto a Monsignor Pierino Licuori. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Dunque, l'attualità, dicevamo, del messaggio di Don Ugo, tra l'altro una delle frasi che troviamo nel vedere anche la documentazione relativa a Don Ugo è Don Ugo uno di noi. Perché Don Ugo è uno di noi ancora oggi? Ma è uno di noi perché ha vissuto una forte esperienza di Cristo che lui sentiva
abitato nel cuore. Era un amante di Cristo e quindi anche della Chiesa. E nutrendosi della parola, vivendo l'Eucarestia in sintonia con Cristo, vivendo la preghiera che ha caratterizzato la sua profonda vita interiore, ha sentito forte il bisogno di caratterizzarsi come sacerdote attento anche ai bisogni della gente. L'Eucaristia celebrata e adorata, questo è molto importante per la vita di Don Ugo, e era accompagnata da una forte spiritualità mariana. Cristo e Maria erano i poli fondamentali della sua spiritualità che ha trasfuso poi anche alla sua comunità. Quindi Eucaristia celebrata, Eucaristia adorata, spiritualità mariana sono le basi della sua vita spirituale, della sua pastorale, perché i suoi parrocchiani sentivano, avvertivano, quasi potrei dire, odoravano il profumo del Cristo e di Maria. E proprio della Madre del Signore, Don Ugo ha incarnato la virtù dell'umiltà, del silenzio, come ambiente capace di accogliere e donare la parola, il pane eucaristico e la carità verso tutti. Fulcro, posso dire, della sua vita era la parola di Dio, meditata, ascoltata, pregata, contemplata. È proprio l'asse portante di tutta la sua esistenza, ma anche la fonte del suo ministero, perché trasferiva poi nel popolo l'amore che aveva per Cristo e per la Chiesa. Una spiritualità eucaristica che poi si esprimeva attraverso il servizio ai piccoli, ai poveri che bussavano alla porta del suo cuore, verso i quali aveva questa attenzione amorosa paterna. Per i sacerdoti poi è stato padre, punto di riferimento sicuro, testimone di fedeltà sacerdotale, modello di servizio, soprattutto silenzioso, amabile e tanto generoso. Questa dedizione totale al Signore, la sua filiale devozione alla Madonna, il servizio alla Chiesa, unito a uno stile di vita sobrio, umile, generoso, ha suscitato la stima e l'ammirazione presso tutti, anche non credenti. La sua amabilità verso i piccoli, verso gli ultimi, verso gli ammalati, verso i carcerati, verso le famiglie provate dalla sofferenza, era costante della sua vita. Possiamo dire che la spiritualità di Don Ugo de Blasi sia stata una spiritualità incentrata su Cristo Maestro. Lui era un vero innamorato di Cristo e quindi di ogni persona, soprattutto se in difficoltà o nel corpo o nello spirito. È stato padre, è stato fratello, è stato intercessore, è stato compagno di cammino. E per i sacerdoti, e ancora oggi ci sono tanti sacerdoti che lo hanno conosciuto e molti non lo hanno conosciuto, ma per i sacerdoti è stato e ancora è esempio di fedeltà alla parola, al dono di vita che si esprime per noi, soprattutto nella celebrazione della Santa Eucaristia, e modello di vita nello stile della paternità. E per i fedeli laici è stato un richiamo a vivere dell'essenziale: la parola, il pane eucaristico, l'attenzione a chi è in difficoltà, con l'esempio e l'aiuto della Madre del Signore, che dice ancora a noi: fate quello che vi chiederà. Ecco, Don Ugo è stato anche un formatore di coscienze e questo si evince dal servizio costante del sacramento della riconciliazione. Tanti laici e anche sacerdoti usufruivano, anche se il termine è brutto, usufruivano
della sua direzione spirituale, della sua confessione E trovavano in illuminata. lui sicuramente un punto di riferimento. Don Pierino, io la interrompo soltanto per qualche istante, perché poi ci ritroveremo insieme per chiudere questa analisi di quelli che sono gli ambiti verso i quali, ecco, Don Ugo è stato un punto di riferimento. E per ricordare anche il prossimo 6 febbraio cosa andremo a vivere a proposito della sua figura. Ma ora una breve pausa e poi torneremo insieme. Stiamo dunque tracciando le linee spirituali e biografiche della esperienza di Don Ugo de Blasi. Lo stiamo facendo grazie al contributo di Monsignor Pierino Licuori, il quale ci parlava appunto di Don Ugo come punto di riferimento non solo per i sacerdoti religiosi e religiose, ma anche per i laici, soprattutto per ciò che concerne questa sua disponibilità al sacramento della riconciliazione e la preghiera, centro. Ecco di tutto. Allora, Monsignor Pierino, quali sono le ulteriori sfaccettature legate alla figura di Don Ugo e soprattutto cosa andremo a vivere il prossimo 6 febbraio? Altre sfaccettature della sua personalità, della sua spiritualità soprattutto. E questo, Don Ugo, era un vero, è stato un vero testimone del Vangelo. Alcuni lo hanno visto come molto austero, molto severo, ma in realtà era di una chiarezza interiore, di una disponibilità e anche di un sorriso che esprimeva il mondo che era dentro di lui, cioè la presenza del Signore. È stato veramente per la nostra diocesi, quando dico diocesi intendo tutta la Chiesa diocesana, non soltanto sacerdoti, ma anche laici, tenendo conto che Don Ugo è stato per tanti anni assistente spirituale dell'Azione Cattolica diocesana. E lì ha formato tanti e tante alla vita spirituale, ma alla vita di testimonianza nel concreto della storia. E questo ci dice come la sua presenza nello spirito oggi serve molto alla nostra Chiesa, e non soltanto alla nostra Chiesa, perché un sacerdote che vive, si neglossa il Vangelo è per tutta la Chiesa. Era veramente un sacerdote colmo della presenza di Dio, plasmato dal Signore. E dalla sua vita traspariva proprio questo invisibile. E andare da lui, parlare con lui, significava quasi sentirsi abbracciato dal Signore perché era talmente preso da questo incontro particolare con il Signore e poi con la Madonna. Aveva una grande spiritualità mariana, tant'è che poi è morto pregando davanti al grande altare della Madonna del Rosario, nella Basilica del Rosario dove lui era parroco. E la presenza di Cristo in lui lo faceva essere sacramento del Signore. Ecco perché tanta gente, ripeto come ho detto prima, adulti, ragazzi e giovani, sentivano il bisogno di guardarlo, di ascoltarlo e di vivere insieme con lui quello che era il suo insegnamento. Da tutto di lui traspariva la presenza dell'invisibile e tutto faceva trasparire il mistero di Dio. Lui abitava il silenzio di Dio e questo affascinava. E quando uno entra nel mistero di Dio è sempre forte, è fonte di fascino e tanta gente di tutte le età, giovani, adulti, anziani, poveri, famiglie vedevano in lui questo faro che si accendeva per la loro fede, per i loro problemi. E lui faceva trasparire veramente la presenza benedicente del Signore. I suoi sorrisi erano quasi un sacramento dell'invisibile. La ringraziamo per averci dato la possibilità quest'oggi, ecco, di parlare di Don Ugo nei termini spirituali che lo hanno inquadrato perfettamente, vero, Fra Ezio? Certo, una sintesi chiaramente può essere quella, un'espressione che è uscita fuori un po' da Don Pierino, è il padre, che
che oggi una società, lo ha detto Papa Francesco diverse volte, è una società che ha bisogno di padri, di queste belle figure che veramente comunichino, ecco, l'invisibile e lo rendano presente in mezzo a noi. Grazie ancora Don Pierino e buon lavoro per la causa di Don Ugo. Grazie a voi, è una preghiera. Grazie di Sicuramente, cuore. non mancheranno. Apriamo un'altra pagina, siamo nella terza parte della nostra scaletta e introduciamo Madre Ignazia Isacchi per poi parlarne anche in questo caso con un postulatore, o meglio, la postulatrice. Nasce a Stezzano l'8 maggio 1857, decima di 11 figli. Fin da piccola respira nella casa paterna piena e convinta religiosità. Nel 1874 ancilla, questo il suo vezzeggiativo, e a Vercurago, sempre al seguito di Don Luigi, suo zio e parroco. Qui frequenta il locale collegio delle suore di Somasca, delle quali lo stesso Don Luigi è confessore superiore. In Somasca vi è il santuario di San Girolamo Emiliani, padre dei poveri e degli orfani, e vi sono le memorie di Caterina e Giuditta Cittadini, fondatrici delle predette suore. Ed ancilla vive gli anni più belli della sua giovinezza. Fa il suo ingresso nell'istituto delle suore orsoline di Somasca. Nei 2 anni seguenti veste l'abito religioso, assumendo il nome di Suor Maria Ignazia, ed emette i voti completando al contempo gli studi con il conseguimento del diploma di maestra elementare. Insegna e rivela non comuni capacità di relazione con le giovani. Nel 1889 Suor Ignazia è nominata dal vescovo di Bergamo vicaria generale dell'istituto e maestra delle novizie. Una nobildonna di Gazzuolo, in provincia di Mantova, per il tramite del vescovo di Cremona, chiede al vescovo di Bergamo alcune suore per poter aprire una scuola privata di studio e di lavoro. Quest'ultimo si rivolge all'istituto di Somasca. La superiora generale acconsente, ma pone una condizione: che le suore in questione si stacchino dall'istituto, cambiando regola e nome. Su richiesta di Suor Ignazia, vengono autorizzate a mantenere l'abito religioso e a professare la regola delle orsoline, ciascuna nel grado attuale di vita religiosa. La nuova congregazione prende il nome di Istituto delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù. Sopravvengono una serie di difficoltà e gli anni 1915-1916, già luttuosi per gli eventi bellici, si fanno dolorosi anche per l'istituto. I nuovi vescovi di Cremona e di Bergamo, non conoscendo bene le vicende che avevano portato Gazzuolo, Madre Ignazia e le altre suore, mettono in discussione la validità del noviziato, della casa madre e dello stesso decreto di fondazione. Le madri non esitano a rivolgersi a Santo Padre Benedetto XV. Verranno prontamente rassicurate. Alla loro congregazione non verrà tolta la sua autonomia e la Santa Sede inviterà i vescovi di Bergamo, Cremona e Mantova, diocesi ove nel frattempo erano sorte altre case, a concordare un definitivo ordinamento per l'istituto. La forte fibra della fondatrice inizia tuttavia a logorarsi e così, per motivi di salute, non potrà operare come prima, ma continuerà ad essere la guida carismatica delle sue suore. Chiederà preghiere per la sua povera anima e nei suoi scritti manifesterà il gran bene che vuole loro. Nella sua profonda e sentita umiltà si firmerà la povera di ogni bene, il povero ferma porte. Farà ritorno alla casa del padre il 19 agosto 1934, lasciando in tutti l'indelebile ricordo di una vita virtuosissima e divenendo anche un sicuro punto di riferimento per la consolidata fama della sua bontà e carità. Eccoci fra Ezio, come spesso accade tra le difficoltà, nell'esempio, nella preghiera, nel silenzio, ma nell'apertura al prossimo e nella dedizione più totale al prossimo, emergono queste figure di santità. Ed è il caso di Madre Ignazia Isacchi, di cui vogliamo parlare con Suor Silvana Merlotti, dicevamo postulatrice della sua causa e madre generale della congregazione. Allora, Suor Silvana, ma in realtà, ecco, chi era Madre Ignazia? Sì, io devo descrivere Madre Ignazia, posso dire proprio che dallo scorrere anche degli scritti trovo un comune denominatore nella sua vita, una vita vissuta all'insegna della fede e della pariglia, umiltà, umiliazione. Ecco, nella vita di
Madre Ignazia traspare il coraggio di questa donna di fidarsi di Dio, di affidarsi a Dio in ogni circostanza, il coraggio di credere al Vangelo e di metterlo in pratica ogni giorno. Non è un caso che il carisma lasciatoci dalla nostra madre concentra proprio questo contenuto: credere all'amore che Dio ha avuto per noi nel suo Figlio, contemplarlo assiduamente, questo medesimo amore nel cuore di Gesù, lasciarsene attrarre e possedere per comunicarlo e testimoniarlo agli uomini. Ecco, qui veramente traspare una donna di fede che ha saputo accogliere le tribolazioni, come già avete anche annunciato dalla introduzione, come benedizione, come grazie. Ad esse è diventata capace di audacia, di parresia, proprio affrontandole con questa fede. Lei stessa, in un periodo difficile, come già annunciato, contrassegnato da incomprensioni e anche da controsensi, ebbe a scrivere: ne ho passate delle tribolazioni, ma con l'aiuto di Dio non mi sono mai smarrita, perché avevo motivo di stare tranquilla nelle mani di Dio. Preghiera e calma, ecco le sole nostre armi. Benedetta persecuzione che ci procurò il bene di conoscere quanto è grande il cuore di Gesù. Ecco, io credo proprio che le prove furono per Madre Ignazia come gli ammonimenti di un padre che educa e fa crescere il figlio. Le umiliazioni, come gli incoraggiamenti ricevuti, furono una guida per la prosecuzione della congregazione, una esperienza vissuta per riconoscere che l'esistenza dipende sempre da Dio, perché se l'oro si prova con il fuoco, come dice il Siracide, gli uomini bene accetti si provano nel crogiuolo del dolore. Ecco, credo che davvero le categorie del sacrificio come dono di sé, dell'umiltà, dell'unità e della riparazione hanno avuto un peso ascetico e mistico non indifferente nella vita di Madre Ignazia. È stata una donna forte. Ecco, Fraezio, abbiamo sentito dalle parole di Suor Silvana una sintesi di quello che è il percorso che davvero porta alla santità. Da quelle parole ci vengono in mente le immagini di tante altre figure che poi sono arrivate agli onori degli altari. Sono proprio quelli gli elementi centrali che possono contribuire a far diventare una religiosa, in questo caso, un punto di riferimento universale per la Chiesa. È una figura che sicuramente l'abbiamo trattata, il termine che usiamo spesso per definire questo nostro programma, no? Scuola d'amore, che è una delle espressioni che usa Suor Veronica Giuliani per dire quanto una persona, in maniera particolare in questo caso una suora, possa trovare in quel crocifisso, in quella croce, in quel cuore squarciato, un libro per la propria vita. Quindi penso che questo sia un espediente molto alto che ci viene dato, appunto da diventare un carattere tipicamente ascetico. Ecco, su questo è molto bello sottolineare anche il termine che è ricorso spesso in queste figure che abbiamo trattato, il termine della dedizione. Ecco, la domanda che sorge spontanea è questa. Questa dedizione al cuore, quali frutti sta portando nella vostra congregazione da parte di questa figura così speciale, potremmo dire alta sotto un certo aspetto? Beh, intanto metterci alla sua scuola per cercare di imparare a vivere quei sentimenti che la Madre Ignazia ci ha additato come guida fondamentale per la nostra vita, incarnare i sentimenti del cuore di Cristo. Quindi la dedizione agli altri, al prossimo, soprattutto al prossimo più debole, più vulnerabile, incarnando i sentimenti del cuore di Cristo, che sono proprio l'umiltà, la mitezza, la misericordia, l'abbandono fiducioso
e soprattutto l'attenzione, l'ascolto, il trasmettere questa capacità, ecco, di amore, questo abbraccio misericordioso verso tutti. Suor Silvana, come avete accolto la notizia della venerabilità di Madre Ignazia? Sicuramente in un clima di gioia festoso, ma anche credo con tanta commozione. Con tanta commozione, con tanta gioia e con tanta riconoscenza al Signore, perché davvero abbiamo capito come dalla piccolezza il Signore può trarre cose grandi e questo ci fa gioire ancora di più. E ulteriore motivo di gioia potrebbe essere un ulteriore momento di condivisione nella preghiera, una condivisione che ha caratterizzato Madre Ignazia, un'altra figura. Ecco, parliamo della cofondatrice, che potrebbe essere anche lei a breve. Infatti, ecco, quanto dicevo nelle difficoltà, quella preghiera che Madre Ignazia ha fatto, non so se avete badato, ma lei stessa dice: preghiera e calma, ecco le sole nostre armi. E quando ha scritto quel nostre, si riferiva proprio alla presenza di Madre Margherita, che in quel tempo era vicaria. Quindi Madre Margherita non può essere separata da Madre Ignazia. Il nostro desiderio sarebbe stato quello di vederle entrambe arrivare a questo momento, entrambe proprio insieme, ma non è stato possibile, quindi aspettiamo questo secondo tempo, ma arriverà e sicuramente allora la gioia sarà completa. Ecco, Sor Silvana, mentre parlavi mi veniva in mente subito l'immagine di Marta e Maria. Insomma, non si possono separare tra di loro perché sono importanti tutte e due per Gesù. Quindi veramente lo auguriamo di cuore, non solo per la vostra congregazione, ma per il mondo intero che oggi è assetato di conoscere queste figure di amore. Forse è una cosa che nella vita comunitaria che viviamo dimentichiamo quanto sia importante l'amore. Penso che proprio su questa linea, non solo Papa Francesco, ma tutta la Chiesa si sta orientando e queste figure non fanno altro che riempirci il cuore di questo grande desiderio che non dobbiamo assolutamente abbandonare, ma che dobbiamo un pochettino rinfrescare dentro di noi. Suor Silvana, noi la ringraziamo di cuore per questa condivisione che ha voluto fare con noi quest'oggi relativamente a Madre Ignazia. Speriamo di ritrovarci allora presto per dare, se non altro, l'annuncio dell'altro motivo di gioia che vogliamo vivere insieme con voi. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buona missione a voi. Grazie, Grazie. grazie di cuore. Abbiamo ancora un minuto a disposizione, Fra Ezio, per un altro contributo, perché non ci dimentichiamo anche delle figure a noi vicinissime, e in particolare quest'oggi vogliamo ricordare un episodio collegato a Fra Daniele Natale. Lo facciamo attraverso l'esperienza di un medico trasferitosi in America, un neuropsichiatra, il dottor Giuseppe Cacioppoli, che ci racconta un aneddoto legato proprio a Fra Daniele. Ascoltiamolo. Questo fatto è riportato da Fra Daniele. Padre Pio stava recitando il breviario. Fra Daniele Natale si sedette su una sedia vicina e cominciò a pregare pure lui. A Fra Daniele gli venne in testa di provare se veramente Padre Pio poteva leggere nei suoi pensieri. Guardando a Padre Pio, gli chiese mentalmente: Padre, è vero che le mie preghiere, unite alle tue, le offri al Signore? Padre Pio fece cenno di sì con la testa. Non ancora pienamente convinto, Fra Daniele chiese ancora mentalmente: questo cenno l'hai fatto proprio in risposta alla mia domanda? Padre Pio fece di sì con la testa un'altra volta. Ancora dubbioso, Fra Daniele Natale stava pensando a che altro poteva pensare per essere sicuro
che Padre Pio gli rispondeva. A quel punto Padre Pio si voltò di scatto verso Fra Daniele e gli disse forte: «Beh, sei soddisfatto adesso?» E c'è anche, come dire, questo aspetto che potremmo definire simpatico nel modo di relazionarsi di Padre Pio nei confronti di Fra Daniele, un'altra figura che ci piacerà poter proporre in maniera più ampia anche nelle prossime settimane. Fra Ezio, ma siamo alla conclusione. Nostra conclusione di questa giornata. Una giornata anche questa ricca sicuramente di contributi e di spunti di riflessione alla nostra scuola d'amore. Allora, un saluto finale da parte tua, da parte nostra. Ecco, il termine che oggi ci ha accompagnato è dedizione. Quindi in questa scuola d'amore le diverse figure ci stanno donando degli strumenti. Oggi lo strumento che ci è stato donato è la dedizione. E proprio con questa dedizione non possiamo che lasciarci con questa puntata augurando a tutti pace e bene. Alla prossima. Alla prossima.